Ciao a tutti, io sono Miria e oggi sono ospite sul canale di Panini in Tessuti per proporvi un tutorial. Vi mostrerò come realizzare questo caftano, kimono, non saprei neanche bene come definirlo. Non è esattamente un kimono perché comunque non ha le maniche sagomate come normalmente hanno i kimoni. Questo video è diviso in due parti. La prima parte la trovate sul mio canale dove vi dirò l'elenco dei materiali che vi servono e vi mostrerò come iniziare il progetto anche prendendo le misure e tagliando la stoffa. Poi dopo continua sul canale di Panini Tessuti in questo video, quindi se non l'avete fatto vi consiglio di andare a vedere prima la prima parte sul mio canale, dopodiché di tornare qua e di vedere la continuazione del tutorial. E ora si passa alla macchina da cucire. Cominciando facendo la pulizia, per fare la pulizia dovete mettere sul punto zig zag e passare su tutto il perimetro della stoffa, in questo modo non ci saranno sputacchi della stoffa quando appunto andremo a cucire. Questo lo facciamo su tutti quanti i lati diciamo grezzi della stoffa, quindi ovunque, anche nel mezzo. Ora dobbiamo segnare il punto in cui dove cucire le maniche, quindi dritto contro dritto prendete l'estremità, il fondo della maglia diciamo, e ritrovate la metà della camicia. Qua in mezzo c'è il buco del collo, quindi questa è la manica, la parte laterale. Segnate con uno spillo il fondo, dopodiché partendo dal centro misurate 30 cm e segnate con un nuovo spillo. Ora cucite con un punto dritto dal fondo fino allo spillo che avete messo come buco manica. Punto dritto circa mezzo centimetro, comunque a piedino diciamo, facendo attenzione di fare avanti e indietro sia all'inizio che alla fine, perché questa sarà la cucitura della manica e questo dei 30 cm che abbiamo preso sarà il buco in cui andremo a mettere le braccia. E ovviamente fate la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi per finire la rifinitura del giro manica, dove avete appena fatto la cucitura di congiunzione sul fianco, appiattite la cucitura, stiratela magari anche a basse temperature se vi fa più comodo, e qui fate una cucitura in orizzontale, in questo modo andrete a fermare questa parte, dopodiché con la macchina sempre punto dritto andrete a orlare tutta la parte che è rimasta aperta. In questo modo, rivoltandolo dal dritto, la manica risulterà pulita. Dopo, vabbè, adesso c'è qualche sputacchio che è il caso di pulire, però con una bella stiratina. Ora non vi resta che fare la stessa cosa l'orlo, quindi sia nella parte centrale, nel buco dove ci passa la testa, nell'apertura frontale, sia sullo sfondo. Per fare una cosa un po' più bellina, in realtà sarebbe il caso di piegare due volte la stoffa in modo che venga una cucitura pulita. Il problema è che, visto che abbiamo fatto lo stondamento dalla parte del collo, può essere che sia un po' più difficile se non siete pratiche a farcela bene la stoffa, quindi non complichiamoci la vita, facciamo solo un giro e basta all'interno, sempre mezzo centimetro, sempre a piedino, e cucite proprio sopra alla pulizia zigzag che avete fatto. Lo fate sia nell'apertura, quindi sul davanti, sia sul fondo, quindi l'orlo. Stessa cosa. Altra cosa, tenete presente che state cucendo alla rovescio, quindi voi facendo questa cucitura
il punto rovescio, il punto sotto vi apparirà sul dritto, quindi fate in modo che il filo sia in tinta, il filo sotto sia in tinta con la vostra stoffa, ma comunque tutti e due dovrebbero essere in tinta, però sappiate che state cucendo alla rovescio, però in questo modo almeno riuscite ad avere bene il polso della distanza da tenere, perché sennò rischiate di andare storte. È abbastanza normale che nella parte dove ci sono le curve vi vada a vite, vi faccia queste pieghe qui, perché cucire una curva in dritto non funziona, non succede. A me in realtà questa cosa non mi dispiace, io poi gli darò un colpo, una stirata, e non dovrebbe vedersi più di tanto. Se è una cosa che vi dà fastidio, potreste provare a rifinire il tutto con dello sbieco. E voilà, fatto orlo. Quando, mi raccomando, quando fate l'orlo e arrivate nella nelle cuciture laterali, aprite sempre le cuciture in questo modo. Poi queste in realtà andrebbero anche stirate aperte, poi lo farò. Comunque adesso stirate tutti gli orli in modo che siano belli dritti e non facciano pieghe strane, e la vostra, il vostro kimono barra caftano è finito. E niente, questo è stato il mio progetto, molto semplice, molto veloce, non ho pretese di insegnarvi tecnicismi o di come fare o di come realizzare capi in maniera tecnicamente perfetta, ma come cucire realizzando qualcosa di carino in modo semplice, veloce e funzionale. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e alla prossima, ciao!